il dirigente Giuseppe Marino per commentare questa vittoria 3-0 sulla Cellese. Sì, finalmente una bella vittoria che convince dopo il bel risultato di Bova, la Propella Rosì conferma e questo ci fa ben sperare per il futuro. I ragazzi guidati dal mister Polito si sono ben espressi in campo, dimostrando una netta prevalenza sulla Scillese, a cui naturalmente vanno comunque i nostri complimenti. Abbiamo degli ottimi rapporti con la società di Scilla e gli auguriamo anche a loro di fare un buon campionato. Scillese che almeno nel primo tempo ha reso dura la vita alla Propella. Sì, sì, no, assolutamente, si sono anche loro davvero impegnati e non è stato facile innanzitutto aprire il risultato, quindi sull'1-0. Poi devo dire che dopo l'1-0 la Propellaro ha conquistato campo, ha incominciato a fraseggiare bene a centrocampo, anche a fare qualche incursione sulle fasce laterali sia a destra che a sinistra, e quindi credo che insomma, sull'esito della partita non ci sia nulla da dire. Una vittoria meritata, un elemento che ci fa ben sperare anche per il futuro, la buona prestazione degli under, dei ragazzi diciottenni che sono stati messi in campo, alcuni sono entrati anche nel secondo tempo e si sono davvero espressi bene dimostrando voglia e anche qualità tecniche. Rocco Macri, il mister della Cellese, non ha bisogno di presentazioni, è stato un campione per tanti anni, ha calcato le scene anche agli alti livelli. Ora quest'anno invece si è cimentato, ha avuto l'onore e l'onere di dirigere questa squadra. Parliamo della partita, almeno nel primo tempo la Cellese ha reso la vita dura. Sì, il primo tempo prendiamo tutto quello di buono che c'è da prendere, perché sono ragazzi che sono alle prime esperienze, abbiamo un obiettivo di salvarci perché c'è un progetto importante per quanto riguarda Scilla, speriamo con la costruzione del nuovo stadio, con l'aggiustamento del nuovo stadio, per cui dobbiamo solo tenere un attimino, come devo dire, la categoria possibilmente. Oggi siamo pieni di infortunati, ci mancano 6-7 elementi, però i ragazzi non hanno demorso, infatti il primo tempo si sono battuti abbastanza bene, abbiamo anche avuto la palla dell'1-1, però chiaramente dopo i gol, dopo il secondo gol la partita è finita. C'è sempre quel famoso episodio da Moviola in cui i giocatori ospiti hanno reclamato il calcio di rigore che avrebbe potuto dare un diverso corso a questa partita. Ma l'arbitro ha visto in questo modo, io non sono abituato a protestare oltremodo con gli arbitri, oggi ho visto in questo modo, anche due domeniche fa ho visto in questo modo. Spero che qualche volta anche la sorte, anche le decisioni arbitrali possano incidere anche a favore nostro. Nulla da obiettare oggi perché il risultato è sacrosanto, per cui voglio dire, certo, se la partita fosse incanata in modo diverso i ragazzi forse avrebbero scritto un'altra parte, una partita storica, diciamo, perché siamo venuti, ripeto, con 8 infortunati, però sono contento e prendo di buono ciò che di buono è uscito fuori da questa partita. Giuseppe Barresi, granatiere della Cellese, ha avuto palle giocabili, ma un bomber per mettere il pallone in fondo al sacco ha bisogno di essere coraggiato costantemente. Allora, credo che per fare queste categorie basta un po' di allenamento. Io mi sono aggregato adesso, sono stato chiamato a pochi giorni, però con il tempo possiamo migliorare, possiamo dare tanto. Non solo nel primo tempo ma anche nella ripresa, almeno nei primi 10 minuti della ripresa, per un'ora comunque la Cellese era in partita. Sì, sì, ma noi inizialmente la partita la tiriamo sempre, però poi ci agiamo perché giustamente non abbiamo l'allenamento che dobbiamo avere, almeno io parlo di me, che mi sono aggregato adesso come altri due o tre, però d'altronde possiamo crescere con il tempo e migliorare.